domanda è semplice e diretta, credo che risponda l'assessore Gai. La domanda è semplice e diretta. La società Cancello Rosso ha svolto un'attività di parcheggio, quindi affittandola a un soggetto terzo per 12.000 euro al mese, secondo i contratti che sono stati depositati in comune, nella documentazione che è stata data nel rapporto che c'è con l'amministrazione riguardo alla stima del bene. Visto che è un fatto mai conclamato che questa società affittava quest'area per svolgere un'attività di parcheggio, la domanda a distanza di 2 mesi che faccio, visto che circa un mese fa io gli avevo chiesto la stessa cosa e mi si è stato detto che si facevano alcune verifiche, è se il Comune, gli uffici competenti, avevano mai dato e concesso l'autorizzazione a questa società per svolgere l'attività di parcheggio, cioè se l'attività quindi era regolarmente autorizzata o era abusiva. La domanda è semplice. Mi sono attivato presso gli uffici ieri pomeriggio, ma non sono riuscito poi a concludere l'accertamento. Ho saputo nel frattempo che, a fronte di una richiesta, non so, credo proprio del consigliere Auletta, è stata in fase di redazione quasi terminata una relazione specifica dettagliata su questo da parte del segretario generale. E quindi ho chiesto la relazione, ho detto guarda, per oggi non ce la facciamo, nel giro di qualche giorno verrà inviata di dettaglio. Quindi io non ho la risposta perché aspettavo questa relazione anch'io, quindi, però penso che, cioè, non essendo più l'urgenza, la scadenza in questi giorni, penso che per tutti sia più utile una verifica della relazione della si può chiedere che sia andata a tutti questa risposta. Sì. Allora, se ho capito bene, scusi, però si tratta di chiamare, cioè, però bisogna, io mi sembra essere uno scherzo, no? Cioè, qui, come dire, se è una cosa seria oppure se stiamo scherzando. Cioè, si tratta di chiamare il suo e sapere, esiste una richiesta della Cancello Rosso per aprire o meno il parcheggio? Cioè, esiste o c'è o non c'è? È 2 mesi che deve uscire questa risposta, assessore. Da ieri pomeriggio. No, assessore, però è da ieri pomeriggio. Io, allora, come dire, non è una cosa difficile, siccome è una... Tra l'altro no, però assessore, non voglio dire se esiste o meno un'operazione, non è tema di strisce. Mi si dice, noi andiamo da question time. La risposta è... Non lo so. La risposta è non lo so. Allora, siccome a question time ha bisogno di aspetti, siccome non spetta poi ovviamente al proponente sindacare l'attività che deve fare l'assessore, correttamente ha fatto che soltanto è stata messa qui, però è anche possibile che la risposta possa, io credo che se non è d'accordo, la cosa che sia di portare questo impatto così com'è, cosa si una delle Nella stragrande maggior parte dei casi, quando si risponde all'interpellanza, si chiede qualcosa al giudice, non è la novità. Quindi però l'assessore si farà carico di chiedere al giudice che la risposta possa arrivare in tempo per il consiglio del giorno. Ovviamente, dalle circostanze di si anticipo, è pregiudicata la possibilità di fare un'altra persona tanti se di questa è stata presentata. Perfetto, grazie Presidente. No, io tengo una sola specifica, io penso che questo fatto sia molto molto grave, assessore, veramente grave, cioè che un ufficio non sia in grado di capire e dare una risposta se c'è o no un'autorizzazione in 2 mesi, perché questo qui è stato oggetto di un altro question time nel mese di novembre, non mi rispondeva lei, mi rispondeva l'assessore Serfogli.
è stato oggetto di un vaglio in commissione. Io sono due cose però diverse, perché qui non bisogna mischiare le carte. Siccome è stato detto dall'assessore Serfogli che il segretario generale a riguardo sta facendo una relazione non se esisteva o meno l'autorizzazione, ma sulla questione delle relazioni che vi erano fra il Comune e la Cancello Rosso, io in data 2 dicembre ho scritto al segretario generale chiedendo: sono completati i lavori della relazione? Mi sono detto no, a brevissimo concluderemo, ma sono due cose diverse. Una cosa è la relazione del segretario generale, una cosa è la risposta, se esiste o no. No, perché Presidente, lo chiedo per rispetto al futuro question time. Io voglio sapere un sì o un no, se esiste l'autorizzazione. Poi la relazione con il segretario generale l'avrà pronta, la darà. È semplice la domanda. Bene. Ma io credo che voi state dentro la relazione, assessore. Esiste o no? È protocollata un'autorizzazione da Cancello Rosso? Poi questo qui può andare con tutte le relazioni. Capisco gli imbarazzi, ma è grave questa assenza di risposta. Lo so che non la vediamo.